È online da stamane, 16 luglio, sul sito del Comune di Salerno, il portale della Protezione Civile. Le sue funzioni principali sono state presentate in una conferenza stampa tenutasi nella sala del Gonfalone di Palazzo di Città dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dall'assessore alla sicurezza, trasparenza, polizia locale e protezione civile Claudio Tringali, dal dirigente del settore area, tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile Paola Balbo e dal responsabile del servizio di protezione civile Roberto Nobile. Nello specifico il portale mira a portare quanto prima a conoscenza dei cittadini del piano di protezione civile comunale, attualmente in via di aggiornamento, dare loro la possibilità di venire a conoscenza in tempo reale tramite notifica push per chi dà il consenso sul portale stesso delle allerte che la Regione e il Comune emettono, unire tutte le informazioni che il Comune ha sul territorio e la popolazione in modo da avere gli elementi essenziali per un intervento da parte degli operatori della protezione civile quanto più adeguato e tempestivo possibile in caso di criticità. Abbiamo lavorato tanto per questo portale dove si possono trovare delle informazioni utili. Ogni giorno naturalmente, perché ci saranno le informazioni che riguardano il meteo, le informazioni che riguardano la sicurezza, le allerta e via dicendo. Il portale ha anche una connettività con altri strumenti che abbiamo al Comune di Salerno, e cioè con il geoportale dell'urbanistica. Nello stesso tempo è in via di collegamento con la toponomastica, perché noi dobbiamo avere il quadro completo in ogni palazzo, in ogni portone, in ogni casa, chi c'è, quanta gente c'è, perché in caso di emergenza noi lo dobbiamo sapere. Non solo questo, per quanto anche i collegamenti saranno effettuati con il sociale, con le politiche sociali, perché dobbiamo sapere anche sotto questo aspetto, dal punto di vista delle associazioni, dobbiamo avere il quadro chiaro di quella che è la distribuzione della popolazione a Salerno. Ora, tutto questo significa rinnovare e riaggiornare il piano di protezione civile. Devo dare atto all'assessore Tringali di aver dato una nuova vita alla protezione civile, con una dedizione e intelligenza. Oggi presentiamo il portale della protezione civile al quale si è lavorato per molto tempo, un ottimo prodotto tecnologico della ditta Terrextra, dell'ingegnere Martuscelli, che verrà raccontato questa mattina a tutti quanti noi. Noi puntiamo a fare divenire questo portale uno strumento utile per la popolazione. L'ossatura è importante ed è suscettibile di continue implementazioni. Noi vorremmo arrivare a un sistema di messaggistica che raggiunga il cittadino direttamente con WhatsApp, con SMS, anche per esempio nelle eventuali emergenze. Si avverte il cittadino, cittadino per cittadino, di eventuali possibilità di rischio. Naturalmente questo è un lavoro a farsi, ma già avere l'anagrafe di tutta la città con le quantità di popolazione dislocate nei vari immobili credo che sia un passo avanti importante, perché si capisce anche il peso che un evento può avere sui nostri sistemi di protezione civile, sapendo che magari investe un'area che ha X cittadini piuttosto che un'altra che ne ha di meno, insomma. Quindi si può fare una dislocazione delle esigenze sulla carta e verificarle volta per volta. Naturalmente è un lavoro in itinere e ora il grosso è stato fatto, per il seguito vedremo. Abbiamo fatto il regolamento della protezione civile, la protezione civile ha assunto ora di nuovo una sua centralità nei nostri ragionamenti, così come il portale della protezione civile si interfaccia con tutti gli altri portali e sistemi del nostro comune, del nostro territorio.